A tutti buonasera. Dopo essere stato controllato a lungo da un anticiclone nordafricano, il Mediterraneo centrale, con un tempo spesso sereno, ma anche con insidiosissimi e pericolosi banchi di nebbia, ora abbiamo cambiato indirizzo, ce l'aspettavamo, l'abbiamo previsto e il cambiamento è stato di grande forza, questa sterzata. Sono arrivate le correnti atlantiche, non fredde, e dunque non c'è stato contrasto da questo punto di vista, ma molto instabili, quindi con grande attitudine da parte dell'atmosfera al sollevamento, alla formazione di fenomeni di grande energia, di grande intensità, e infatti ci sono state piogge forti, anche forti colpi di vento. Il nord è stato colpito e anche la Toscana. Ieri in 24 ore in provincia di Firenze 67 mm, dei quali moltissimi, la maggior parte, diciamo, nelle primissime ore del mattino. Ora, questo cambiamento non ha portato appunto un raffreddamento, infatti siamo sempre con temperature al di sopra della norma, ben al di sopra. Guardate i quadratini rossi e questo ci dice tutto. È attesa una flessione, escluso il nord-ovest. Adesso vediamo un attimo le massime, anche queste al di sopra delle regole. Previsione qualche diminuzione nelle regioni colorate in blu al centro del teleschermo. Queste sono le previsioni per domani. Arriva una perturbazione atlantica, ormai siamo condizionati dal tempo oceanico a onde che porterà schiarite ma anche annuvolamenti e piogge a fasi alterne. Arrivano prima nubi, poi piogge sul nord e sulla Toscana, qualche temporale anche. Vediamo adesso i mari, sono previsti poco mossi, ma mosso vicino alle coste il Tirreno centrale, anche l'Alto Tirreno, Mar Ligure, Mare di Corsica e anche una parte del Mare di Sardegna. Tendenza per la giornata di mercoledì, vediamo questa perturbazione, piega ad arco, perché qui sotto c'è un arco di alta pressione sul Tirreno meridionale, e quindi queste piogge, questi temporali si trasferiscono al nord, al centro e al sud, poi portandosi proprio verso sud-est, mentre si libereranno le centrali tirreniche. Grazie per l'attenzione, a domani. Meteo 1, con la partecipazione di Rovagnati, prosciutto cotto, gran biscotto. Dal regista de La cena dei cretini. E lei su questa foto? Una divertente commedia. Io non sono omosessuale. Che dimostra quanto l'apparenza inganna. L'apparenza inganna nei cinema. In questa casa nessuna porta deve essere aperta prima che l'ultima sia stata chiusa. Nicole Kidman, The Others, in concorso al Festival di Venezia, nei cinema. Io sono la prova che la mente è un'arma terribile. Ci sono delitti che non si possono spiegare. Sonji non ha commesso il crimine del secolo, per ora. E moventi che non si possono prevedere. Ho lasciato una cosetta per te. L'ha trasformato in un gioco. Dall'autore del collezionista, Morgan Freeman, Monica Potter. È una questione fra me e te. Nella morsa del ragno. Dal 26 ottobre al cinema. Tre donne diverse, un destino in comune: ritrovare i loro mariti fuggiti in Patagonia. Di Marco Risi, al cinema. Portoghese, l'italiano e la francese stanno da viaggio per il Portugal, esattamente quando sono scoppiati dei disordini fomentati dai comunisti. E questo è una Due Cavalli gialla. Alla rivoluzione sulla Due Cavalli, vincitore del Festival di Locarno 2001, dal 12 ottobre nei cinema. Ma che colore ha una serata diversa? Blu. Rosso. Verde. Giallo. Ma quanti colori ha un'emozione? Blu.
due programmi di corti, due colori diversi. Gusto Corto, dal 5 novembre, nei cinema. Non ti posso guardare perché se ti guardo non resisto alla tentazione di baciarti sul collo. Io non ho sentimenti, Walter. E anche se ne ho per un giorno non prevarranno mai sulla mia intelligenza. Lo sai, nessuno è mai morto per amore. Io sono venuto qua per operare all'occhio la bambina. Invece mi si sono aperti i miei occhi. Abbiamo fatto bene a venire in Svizzera. Mi ha fatto molto bene. Otto anni fa c'è stato un omicidio, stesse modalità, come nel caso di Cine Lars. Lui sa che l'assassino è là fuori e sa di essere l'unico. Gracie! In grado di fermarlo. Jack Nicholson. No! La promessa. Al cinema. Ti ho scoperto, Micio, e sei nei guai. Io lo credo, cucciolo nano. Io credo che tu è nei guai. È la più divertente guerra totale che il mondo abbia mai visto. Come cani e gatti. Al cinema. Sono il responsabile del saggio di questa zona. Lo decido io se il responsabile deve essere uomo o donna. Il mio candidato è Dio. Ho visto quel baule che è caduto dal cielo e mi ha rovinato la giornata. Non lavoriamo, non siamo iscritti a nessuna lista di collocamento, tecnicamente non esistiamo. Io direi con un po' meno d'orgoglio, no? Abbiamo fatto l'amore. In che senso? Senso orizzontale, mi sembra. I ragazzi possono ancora cantare nelle stradine di Kandahar e le ragazzine possono ancora innamorarsi sentendo quelle melodie. Devo arrivare a Kandahar al più presto. Quanto mi dai se ti ci porto? L'amore riesce a passare attraverso i fori del Burga. Ti è mai capitato che, insomma, non ti si alza più? C'è uno nella mia famiglia che traffica con erbe, roba naturale. Che è la roba naturale? Chiudi gli occhi e stringilo forte. Qualche reazione? No! Le mutande mi stringono da morire. Yalla yalla, al cinema. Aia! Al di là della ricchezza e del privilegio, l'Irlanda è sull'orlo della rivoluzione. Una giovane donna che non ha ancora conosciuto l'amore cattura il cuore di un... Capuano, regista. Regista da quando...